quali sono gli obiettivi della ricerca sui nuovi farmaci contro l'epatite C? Lo abbiamo chiesto al dottor Aghemo qui a Milano in occasione del convegno Grand'Angolo in Epatologia e Gastroenterologia. Questo convegno è stato organizzato dall'Accademia Nazionale di Medicina. Dottor Aghemo, oggi ci sono dei farmaci in grado di guarire dall'epatite C, ma la ricerca sta comunque andando avanti. Oggi quali sono gli obiettivi della ricerca e dei nuovi farmaci? Beh, ci troviamo in un momento entusiasmante per chi si occupa dell'epatite C, soprattutto per i pazienti ovviamente affetti dall'epatite C, che finalmente vedono la fine delle loro sofferenze in termini di malattia di fegato, in termini di sintomi, in termini di complicanze, perché negli ultimi anni sono stati sviluppati una serie di farmaci che aggrediscono il virus colpendolo in momenti chiave della replicazione e alla fine permettono al paziente di eliminare per sempre l'infezione virale con delle terapie che vanno da 2, 3, massimo 5 mesi e mezzo di durata. Attualmente i farmaci che abbiamo in commercio ci offrono circa il 96-97% di efficacia in tutti i pazienti, ma sono farmaci complicati che richiedono una personalizzazione a livello del singolo paziente, che richiedono una valutazione attenta delle comorbidità, delle altre malattie che il paziente ha, che di fatto rendono la terapia ancora a gestione di esperti, quindi limitano l'accesso al trattamento. Per questo motivo si sta tentando di semplificare il trattamento generando dei farmaci pangenotipici, ossia che funzionino su tutti i genotipi virali, che possibilmente non siano in qualche modo influenzati da fattori come la funzionalità renale o la severità di malattie, che quindi possono essere utilizzati anche dal medico meno esperto di epatite virale per ottenere la guarigione anche in questi pazienti. E dottore, quali sono le nuove combinazioni di farmaci che presto arriveranno in commercio? A livello europeo sono stati approvati 2 nuovi farmaci ad agosto del 2016, la combinazione di Sofosbuvir più Velpatasvir e la combinazione di Gazoprevir più Elbasvir. Ci aspettiamo a livello italiano un'approvazione nei prossimi mesi e l'entrata in commercio di questi 2 regimi anche nella pratica italiana. Le principali novità di questi 2 farmaci sono per Sofosbuvir e Velpatasvir la sua pangenotipicità, ossia che può essere utilizzato in tutti i genotipi virali finalmente, con un'efficacia simile indipendentemente dal genotipo. La principale novità invece di Gazoprevir più Elbasvir è la sua sicurezza ed efficacia nel paziente con malattia renale grave o in emodialisi. Questo gruppo di persone, che potremmo stimare in circa 2-3 mila, forse qualcosa di più in Italia perché non abbiamo dati precisi, sono gruppi di persone ancora difficili da trattare, che richiedono un trattamento particolarmente sicuro per evitare ovviamente di peggiorare la sottostante funzione renale e la sottostante malattia renale. Gazoprevir ed Elbasvir sono stati studiati in uno studio ad hoc in questi pazienti, dimostrando un'efficacia e una sicurezza ottimale. E quali sono oggi le problematiche ancora aperte a livello clinico? A livello clinico direi che da super esperti siamo messi bene, riusciamo a gestire questi farmaci nella maggior parte dei pazienti e offrire alla maggior parte dei pazienti un'efficacia sopra il 90%. Purtroppo in quel piccolo gruppo di persone che falliscono il trattamento con gli attuali farmaci invece siamo in difficoltà, perché non abbiamo ancora regimi cosiddetti seconda linea, quindi non sappiamo con certezza qual è la strategia di ritrattamento migliore per pazienti che hanno già fallito un regime con DA. Per questo motivo sono a fase di studio avanzata almeno 2 o 3 regimi che risolveranno almeno in parte anche questo problema. Sono regimi che per adesso hanno dimostrato dati entusiasmanti, ma sono ancora da confermare negli studi di fase 3 e nei dati definitivi. Bisognerà poi ovviamente, oltre a questo passo in avanti, ragionare e lavorare molto sull'accesso al trattamento, che è uno dei principali problemi che c'è attualmente in tutto il mondo e anche in Italia, dove abbiamo trattato tante persone, più di 60.000, ma comunque abbiamo trattato meno di 1/5 delle persone che avrebbero bisogno di essere trattate. Per cui abbiamo ancora tanti anni per lavorare, per allargare il trattamento, allargare il trattamento ai medici non specialisti e trattare tutti i pazienti con epatite C in Italia.